E la bandiera lì? Eh? La bandiera? Arriva il primo anno che c'è. Quella per ricordare che sta roba l'hanno inventata i comunisti, capito? Organizzatore di azioni partigiane all'Esquilino, arrestato il 7 aprile 1940.
stessa zona di Roma, arrestato il 1 maggio 1944. Gavorale, alias John Armstrong, alias Gabriele Bianchi, il nome militare britannico, identificato nel 25 anni, volontario inglese, capitano dell'esercito britannico, agente dello Special Operations Executive, so SFO, arrestato in Sardegna nel gennaio 1942. Questa è tra le tappe della giornata di oggi, nel caso in cui si potesse pensare che qualche strage potesse essere necessaria, tra virgolette. Questa è tra le più infami che sono capitate a Roma. È nel finale della guerra, è così stata, così diciamo, alcune volte nascosta, che solo pochi anni fa, per esempio, abbiamo scoperto il nome di Caporale, conosciuto per anni come John Armstrong e poi Bianco. E questo l'appuntamento, diciamo, che è parziale, perché di solito andiamo fino a Via La Branca, in un luogo dove sostanzialmente c'è stato il vero eccidio, e in realtà è un passaggio fondamentale, perché è un pezzo di storia di quel periodo estremamente importante. Da una parte, dal punto di vista, diciamo, politico e culturale, è quella, come dicevo prima, tra le più infami, perché tra la fine è alla coda del conflitto, è completamente gratuita da questo punto di vista. Dall'altra, dal punto di vista storico, è molto importante, perché segna di fatto quasi la fine del conflitto e la liberazione di Roma. Segna il fatto che qualcuno rimaneva a Roma, città aperta, e qualcuno se ne stava scappando, che è un fatto storico, culturale e politico importantissimo. Ecco perché l'eccidio della Storta, come dicevo, da tempo, per un grande periodo di tempo quasi dimenticato, all'inizio eravamo in pochi, diciamo, a commemorarlo, in 15-20 anni fa, sempre con le istituzioni quasi tutte presenti. Oggi mi fa piacere che ci sia la città metropolitana, Roma Capitale, per dare, insomma, il segno positivo di questa ricorrenza. E questo pezzo di storia in questa parte di città è fondamentale. Da poco abbiamo scoperto, il 25 aprile, sono 2 anni che lo facciamo, che lo festeggiamo e lo commemoriamo a Isola Farnese. C'è una banda di Isola Farnese che è stata scoperta con collegamenti quasi in tutta Italia, da Matrice a Parma, e quindi questa storia spesso viene troppo lasciata così andare, invece va sempre di più approfondita, e il fatto che ogni anno sempre di più ci siamo, ci siete, ci sono le associazioni. Oggi c'è Iole Mancini, che vorrei ringraziare per la sua presenza. E un grande trasporto sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale. Ma non è vero. Ciao, buona giornata. Comunque Corone neanche su le mie. No, sono massimi. Io non vi posso dare una macchina. Si chiama? Si chiama Sta prendendo omaggio. Iole è stata arrestata con il marito. Ero. Mia nonna Ero. È stata arrestata con mio nonno in mondo. E Iole era stata arrestata con il marito, quindi c'erano gli uomini al piano superiore di Via Tasso e le donne al piano inferiore. E Iole racconta che erano una quindicina di persone chiuse in una cella, senza aria, una sopra l'altra praticamente. E i prigionieri partigiani, i prigionieri politici, le donne, fra di loro vigeva la regola che nessuno parlava con nessuno, perché non sapevi mai se c'era un delatore, una spia. Lei però entra in confidenza proprio con Ero, e racconta che è stata l'unica cosa che l'ha sostenuta, che gli ha dato forza e animo per resistere
in quel luogo dove hanno subito delle torture indicibili. Dove magari invitiamo ad andare se non sono andati. Dove infatti è un posto sicuramente che bisogna visitare. E direi a Roma ci sono tanti fili che uniscono vicende, luoghi e storie, quindi questo posto con Via Tasso, che oggi è il Museo Storico della Liberazione, quindi le fosse ardeatine. Ecco, Roma è una storia complicatissima, molto più di quelle delle altre grandi città del nord che poi sono state liberate successivamente. Le donne che erano che sono state incarcerate in Via Tasso, una volta ho scritto l'articolo, adesso non mi ricordo il numero, comunque erano più di 100, più di 100 donne, nessuna ha mai parlato, nessuna, quasi tutte torturate, nessuna ha mai parlato. E quella notte, come racconta Iole, anche Iole era destinata a uno dei quattro camion dei tedeschi che dovevano partire per il nord per una destinazione sconosciuta. E due camion non partono, Iole viene fatta scendere, ricondotta in cella insieme agli altri che sono destinati ai camion che non sono partiti, e la mattina sono stati liberati dalla popolazione, mentre gli americani entravano a Roma, al sud della città. E qua immaginate, qui erano pascoli, non c'erano i boschi che stanno adesso, si vedevano le cascine. Via Cassia era totalmente intasata dai mezzi dei tedeschi, che andavano via con ogni mezzo, dalle biciclette, carrette, somari, carri armati, ai camion. E, tra l'altro, ci sono delle testimonianze di bombardamenti da parte degli alleati, e una cosa che non è mai stata indagata, tuttavia ci sono delle testimonianze che dicono che alcune bombe cadute su Via Cassia hanno fatto delle voragini, e i tedeschi, per la fretta di non sapere dove seppellire i cadaveri, lo hanno buttato dentro e hanno richiuso la terra, non c'era ovviamente l'asfalto. Che ci raccontano tantissime cose, ci raccontano che la resistenza era fatta non soltanto di partigiani sulle montagne, di gappisti in città, ma era fatta di persone comuni che si adopravano per intessere e mantenere quella rete di solidale di resistenza tramite le donne, tramite le staffette partigiane, e in contatto con il fronte militare clandestino, con le bande fuori Roma. Abbiamo l'esempio della banda di Isola Farnese. C'era una rete fittissima installata praticamente poi in poche settimane, se ci pensate, dall'8 settembre. E ovviamente sensibilità, partiti politici diversi, professionisti come il nonno di Michela Di Pillo, che era un direttore di un'azienda chimica. La Bonprini parò dei Delfini. Sì, e io ho letto, diciamo, le biografie sul libretto fatto dall'Anfim. Ha svolto dei ruoli importantissimi, impedendo i tedeschi manomettessero alcune infrastrutture fondamentali. Era in contatto con i servizi segreti americani. Ecco, quindi quella di Roma è una storia complicata, che poi prelude a tutto quello che avviene poi dopo. Come ha detto Daniele prima, ogni anno siamo sempre di più. Direi che siamo anche diversi. Quest'anno, come AMPI, l'AMPI di Roma ha 71 sezioni sparse sul territorio. Siamo arrivati a 5.000 iscritti in tutta Roma. Noi, la nostra sezione, quest'anno abbiamo avuto un boom di iscritti,
intere famiglie si sono iscritte, cioè una famiglia, dov'è? Ecco lì, è colpa sua, Silvia Schiaroli, 5 persone della sua famiglia, ci mancano solo i cani, ma prossimo anno sono partigiani pure loro, quindi c'è una voglia di, come dire, di valorizzare, risistemare quei mattoni fondanti della nostra democrazia e della nostra Costituzione, cioè appigliarsi a questo. L'AMPI, uno dei compiti principali dell'AMPI non è soltanto quello della memoria, ma anche quello di proteggere e valorizzare la Costituzione affinché sia adottata in tutti i suoi principi e valori. Principi e valori che provengono direttamente dalla Resistenza tramite i costituenti, che molti erano partigiani. A volte si è fatto fatica nell'ambiente culturale del, diciamo, democratico in senso largo, negli anni passati, di utilizzare alcune parole, ma come l'antifascismo. L'antifascismo però è scritto nella Costituzione. L'antifascismo non nasce l'8 settembre, l'antifascismo nasce quando è nato il fascismo nel 1922, è lì che si gettano le basi per l'antifascismo. Quando abbiamo letto le biografie e analizzato le storie di Isola Farnese, lì per esempio è vero, c'era una banda partigiana, ma intorno alla banda partigiana c'erano famiglie che per un ventennio erano succubi del fascismo, del gerarca fascista che stava dove adesso c'è la casa dei carabinieri, prima era la casa del fascio, e rubava terreni, rubava derrate alimentari, prendeva il pizzo ai contadini. Anche questo è stato il fascismo. E anche lì nasce l'antifascismo. Quindi ecco, io non penso che ci sia un pericolo di fascismo in Italia. Il fascismo come l'abbiamo conosciuto nel Novecento non torna, ma ci sono tanti piccoli pezzetti di subcultura, di ideologia fascista che si possono insinuare in tanti provvedimenti a livello locale e a livello nazionale. E quando vedo un presidente della Camera il 2 giugno al passaggio, no, presidente del Senato, perdon, il 2 giugno dal palco accanto a Mattarella, che al passaggio di militari che gridano decima, ammettiamo che sia un saluto militare e non fascista, ma che il Presidente del Senato, ridendo, faccia il segno di vittoria a quel saluto, beh, significa che c'è un pericolo culturale, e il pericolo culturale non è da poco, perché il linguaggio, le azioni poi diventano prassi e diventano norma. In base a ciò che sentono le persone si fanno le leggi. Molto spesso le persone, come i diritti civili, stanno più avanti del paese. Penso alle coppie di fatto, penso ai migranti. Ecco, quindi rifarsi alla Costituzione e lavorare per la democrazia e per i diritti di tutti significa attuare ciò per cui sono morti i partigiani e tutti quelli che li hanno protetti. Così veramente noi italiani, come popolo e come patria, riappropriamoci anche di questi termini. Io mi ricordo quando decenni fa la sinistra non aveva a cuore la bandiera italiana per un errore. Non dobbiamo farci scippare e certi termini e certe cose sono di tutti. I partigiani hanno combattuto per la libertà di tutti, anche per la libertà di loro, quindi non dobbiamo cadere in questo errore. Dobbiamo riappropriarci di questi termini e di questi valori fondanti, mattoni della nostra Costituzione. Grazie.